Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo sempre qui con Daisy, la mia amatissima Daisy, acquistata nuova nel 2021, siamo nel 2024, ho percorso ben 35.000 km, specifichiamo che questa è una Civic FK7, quindi di decima generazione, la versione 1500 con 182 cavalli. E oggi appunto vi volevo parlare, come sicuramente avete letto dal titolo, di 5 difetti che ho riscontrato su questa vettura. Ho riscontrato appunto qualche difettino in merito all'utilizzo quotidiano, nel senso che io l'auto l'ho sempre utilizzata come farebbe chiunque altra persona, quindi sono andato a fare qualche passo di montagna, a divertirmi un po' per strada, al mare, eccetera eccetera eccetera. Vorrei specificare: no utilizzo pista. Partiamo subito dal difetto numero 1, secondo me, che sono gli interni, ragazzi, in particolar modo i tessuti. Allora, questa è una situazione un po' estremizzata, nel senso che non la pulisco mai maniacalmente dentro, però sono tessuti che tendono a sporcarsi molto facilmente e poi si formano, ecco, tutte queste macchie difficili da togliere se non con prodotti specifici o comunque tramite una pulizia effettuata da un car detailer. Altro difettino, dicevamo, secondo me, raga, l'assetto. Cioè, comunque, allora, questa è la configurazione originale di come l'ho presa. Ovviamente interverremo debitamente parlando, definiamolo così, oggi mi va di inventare termini, va bene? Però comunque, come possiamo vedere, a livello subito così estetico di impatto ha un po', esatto, cioè ha un po' l'altezza di un SUV, anche dietro, nonostante poi in realtà l'auto da terra non è proprio così bassa, in special modo adesso che gli ho montato la lama davanti, comunque è scesa abbastanza, non so se rende l'idea, diciamo che c'è da stare attenti anche a qualche dosso un po' più prepotente. Però nonostante ciò, come possiamo vedere, appunto, l'altezza del passaruota NCS, ragazzi, non ci siamo. Poi altro difettone, giudicate voi, è questo motorino qui, ragazzi, nel senso che è un motore che va molto bene, non mi ha mai dato problemi, anche perché vabbè, 35.000 km da una giapponese ci mancherebbe altro, però ragazzi, questo motore è un 1500 turbo che eroga 182 cavalli, diciamo che sì, è divertente, però comunque non spinge come secondo me dovrebbe spingere. Ecco, una cavalleria un po' più veritiera di questa vettura me la immagino all'incirca sui, cioè dai 220 ai 250 cavalli, così rimane anche nel range del superbollo. Di pari passo con il motore abbiamo un impianto di scarico che definirlo tappato è niente, al contrario di alcune sue sorelle, quali possono essere l'i20 e l'i30N, questa vettura qui è veramente molto troppo tappata. Va bene le leggi anti-inquinamento, posso capire tutto quello che vuoi, però è veramente molto tappata, quindi ragazzuoli, uno che si vuole divertire un po', bisogna sicuramente intervenire adeguatamente su questo impianto di scarico. Adesso mi avvicino un attimo, ve la faccio anche sentire. Insomma, un minimo di risonanza, sì, siamo d'accordo, va bene, lo fa, ma allora, in special modo anche quando si scalda, perché quando si scalda lo scarico suona un filino in più, però no, anche no. Ultimo difettino, accendiamo un po' di luce qua che inizia a far buio. Secondo me, e anche secondo tutti in realtà i possessori di questa vettura, è l'infotainment. L'infotainment, adesso non sto qua a dettagliarvi perfettamente, a farvi una testa tanta su com'è, come funziona, però un infotainment insomma abbastanza vecchio, sia a livello di layout, ma soprattutto a livello di funzioni. Molte funzioni non sono neanche facilmente comprensibili, quindi è proprio un infotainment difficile da usare, il che a me personalmente non interessa più di tanto in realtà l'infotainment, anche perché io, una volta che collego il mio Spotify, come sono sicuro che fate anche molti di voi, vi ascoltate la vostra musica, siete contenti. Se suonasse lo scarico,
anche meglio, però devo dire una nota positiva che va di pari passo con l'impianto stereo barra infotainment è che comunque appunto l'impianto stereo suona già originale abbastanza bene. Io gli ho messo un'accoppiata a un sub e secondo me è perfetto, però ecco, è una cosa un po' fastidiosa magari per i più malati di tecnologia, quale non sono, quindi nel mio caso va bene, però sappiate che l'infotainment non vi soddisferà sicuramente. E con questo ragazzi è tutto, chiudo qui il video e noi ci vediamo sicuramente al prossimo appuntamento. Ciao!